E purtroppo la situazione di oggi di Terni è peggio di quella di 8-9 anni fa, anche perché siamo di fronte a un atteggiamento dell'azienda, da parte dell'imprenditoria tedesca che non ci aiuta. Io credo però che se fra istituzioni, sindacato e governo riusciamo a trovare la strada giusta, si può anche ritornare a tempi migliori, insomma, anche a Terni, anche per il futuro delle acciaierie. Dopodiché, purtroppo, il problema di Terni, come l'Umbria, come tutto il paese, è il lavoro. La crisi è tremenda, se non si riprende il lavoro è un gran bel problema, sia per i giovani che per i lavoratori che per i pensionati, per gli anziani, i quali non è che vivono neppure il loro momento tanto felice. Il governo è chiamato a compiti sicuramente difficili, però qual è il suo giudizio sull'operato finora dell'esecutivo? Devo vedere ancora i risultati. Finora, diciamo che sono in attesa di capire se le promesse che Renzi ha fatte le manterrà o non le manterrà. Primo, per quanto riguarda la politica dei redditi e la condizione dal lavoro. Secondo, manca una politica industriale, lui sta pensando solo alle riforme istituzionali, invece c'è bisogno di parlare e di avere progetti per il lavoro. Deve tirare fuori le proposte vere, i fatti, più che le parole. Secondo lei perché il bonus degli 80 euro non ha prodotto risultato a breve termine? Io sono in attesa che vengano stesi questi 80 euro, è meglio averli che non averli. Siccome lui ha promesso che li estendeva anche alle partite IVA e ai pensionati e pare che non abbia la possibilità di farlo, è un'altra promessa mancata. Non danno risultati, non lo so, io insisto, non ci sputo più da sopra, se me li danno li prendo, meglio averli che non averli.